Io ho iniziato a pedalare all'età di 7 anni, nella categoria G2. La mia famiglia conosceva un signore che fa l'assicuratore ed era sponsor di una squadra. E questo gli ha proposto: perché non iscrivi tuo figlio? E subito abbiamo preso la palla al balzo e ho iniziato così. Non avrei mai pensato di arrivare a fare professionista. Conosco Gianni da quando era ragazzino. Sapevo il potenziale perché parlavo tutti i giorni con il mio meccanico, che era il suo direttore sportivo, che mi raccontava del talento di questo ragazzo. Aveva visto che aveva il talento, anche se non vinceva tantissimo rispetto agli altri juniors, però io sapevo in che modo veniva allenato Gianni. Da bambino, proprio i primi anni, ci trovavamo a Cles a fare allenamento nel velodromo, quindi mi accompagnava mia mamma fino a Cles e poi facevamo un'oretta, due volte a settimana lì, e era pianura per fortuna. Infatti ancora adesso, quando devo fare dei lavori in pianura, sono qui a casa in Val di Non, vado al velodromo e mi metto a girare e faccio i medi da 15, 20, 25 minuti là nel velodromo. Andavo in bici solo perché mi piaceva e poi sono andato per gradi, ho passato le categorie finché sono arrivato dilettante e poi ho avuto questa opportunità di passare con Sky, e penso che sia il sogno di ogni bambino che si è realizzato. È stata un po' una sorpresa perché era un salto nel buio, non sapevo cosa mi aspettasse. Il mio obiettivo era solo imparare e migliorare me stesso. Poi mi sono trovato subito bene nell'ambiente e ho avuto una struttura che mi ha supportato alla grande e mi ha portato a fare il salto di qualità subito. Tutto sommato non ho neanche trovato tutta questa differenza, ma penso sia stata una fortuna riuscire proprio a cambiare ritmo subito. È stato stranissimo quando sono arrivato in squadra la prima volta, il primo ritiro, perché io mi sentivo ancora uno spettatore, era tutta gente che vedevo in televisione e mi sembrava incredibile essere là, era quasi imbarazzante. Avevo quasi paura a stringergli la mano, non sapevo come comportarmi. Il passaggio da vedere qualcuno sui giornali o alla televisione a esserci compagno di squadra, allenarsi insieme, averlo a ruota o di fianco è una cosa comune a tutti i neoprofessionisti, a tutti i corridori giovani. Chris Froome, Geraint Thomas, Kwiatkowski sono ex campioni del mondo, hanno vinto grandi tour. E da neoprofessionista magari ti ritrovi alla prima uscita dell'allenamento invernale che sei a fianco suo, e anche il campione stesso, quando è accanto a un neoprofessionista, un ragazzo giovane, specie se si accorge che questo è un po' timido, sono i primi che fanno uno sforzo per farlo sentire a loro agio, e anche noi come staff cerchiamo proprio di miscolare i gruppi in modo che ci siano questi contatti. Per me era un nuovo mondo questo. Adesso sembrano momenti molto lontani, perché adesso li vedo, siamo compagni, si ride, si scherza. È come se i tuoi idoli si concretizzano davanti a te, non ti sembra neanche possibile di fare parte dello stesso mondo. Il ciclismo è uno stile di vita, è un voler superare i tuoi limiti, raggiungere gli obiettivi, raccogliere il massimo in termini di risultati e soddisfazioni. Penso di essere una persona che, quando ha un obiettivo, si impegna al massimo per raggiungerlo. Quello che mi piace di Gianni è che in realtà, quando lo guardi negli occhi, vedi che c'è molta passione, c'è molta voglia di andare forte con la sua bicicletta, no? È quello che mi trasmette, che è una bella emozione, ce l'avevo anch'io. E sapere poi che anche il mio posto era ancora peso in camera mi dà anche un po' di orgoglio, no? Il mio campione preferito da bambino era Gilberto Simoni, sia perché era trentino, che poi erano gli anni in cui era l'apice della sua carriera, che io iniziavo a fare le prime pedalate. Ho ancora il suo poster in camera. Poi, quando sono cresciuto, c'era Chris Froome che vinceva i tour, e era impressionante i numeri che faceva, e a me è sempre affascinato il suo modo di andare in bici, perché era un corridore alto, pesante anche, che staccava gli scalatori e andava a cronometro. Diciamo che lui è stato quello che tra i ciclisti moderni mi ha preso di più. Poi siamo diventati compagni di squadra e il destino è stato questo, e adesso sono al suo fianco e posso imparare e vedere come si muove, come lavora, eccetera, e questa penso sia una grande fortuna. A
Gianni è tutto da scoprire. È un ragazzo che mi piace, mi entusiasma, credo ci darà tante soddisfazioni. Io penso che sia il corridore a livello mondiale con una costanza di rendimento, e quindi è fra i più grandi. Lo metterei come Valverde, come questi corridori, logicamente con delle differenze, ma Valverde ormai ha una grande esperienza, e penso che Gianni però sia su quel livello lì. Una delle forze di Gianni è proprio questa, che qualsiasi tipo di terreno va forte, perché chi è che trovi che va a cronometro, che va nelle corse a tappe, è stato leader al Delfinato, campione italiano a cronometro, leader della nazionale italiana ai mondiali in un percorso duro, e poi se lo ritrovi davanti anche alle classiche. Io sono sicuro che nei prossimi anni potrà vincere veramente, veramente tanto nelle grandi corse. Ha un futuro veramente bello davanti a lui. La bicicletta ti dà la possibilità di coprire distanze enormi solo con la forza delle tue gambe, e qui secondo me è eccezionale. A me piace perché mi piace vedere cosa il corpo umano riesce a fare con due ruote e dei pedali. Ascoltare le sensazioni del proprio corpo, sentire quello di cui il tuo corpo ha bisogno anche in termini di allenamento. Mi capita che mi alleno meglio senza seguire un programma di tabelle specifico. Non si tratta di allenarsi meno rispetto alle tabelle. A volte faccio anche di più, a volte faccio meno, a seconda delle mie sensazioni. Ad esempio in questa stagione, la prima parte in cui non sono andato molto bene. E allora ho deciso di resettare tutto dopo la Roubaix e tornare col sistema vecchio, insomma, ascoltando queste sensazioni. Effettivamente i risultati poi mi hanno dato ragione, perché mi sentivo veramente bene a livello di condizione. Prima del mondiale di Innsbruck ho raccolto tutte le energie, mi sono concentrato al massimo. Veramente avevo questo obiettivo, questa voglia di dimostrare, anche di riscatto, se vogliamo dire. Ho preso, sono andato sullo Stelvio e lì mi sono allenato come sentivo di fare io, tanto. Questa esperienza mi ha sicuramente insegnato anche a come approcciarmi per i prossimi obiettivi, ecco, avere tanta fiducia in me stesso anche per quanto riguarda la preparazione. La Parigi-Roubaix è forse quella con più fascino. Anche da bambino, quando si vedeva in televisione, aveva un fascino particolare, più del Lombardia anche per me. E vedere quelle strade che sembravano incredibili, questo pavé, ma cosa sarà sto pavé? Andiamo a vedere cos'è. Poi l'ho visto quando avevo 20 anni, il pavé, in Fiandre, al mio ultimo anno da dilettante, lì ho visto per la prima volta il pavé, il famoso pavé, l'ho toccato con le mani. Però è una cosa che hai dentro, insomma, non è neanche questione di provarlo, riprovarlo. È proprio l'approccio iniziale, o è o non è. Cioè, se tu proprio te lo senti dentro, non hai paura, allora ti viene tutto più naturale. In realtà non ho fatto niente di specifico per prepararmi per queste gare qua. È un po' il tuo modo di essere, la tua mentalità, non tirarsi mai indietro, insomma, non aver paura di niente. Questo secondo me ti fa andare forte in una gara come la Parigi-Roubaix. Non aver timore del pavé, essere un po' rustici, tra virgolette. Posso utilizzare una citazione del Dino Signore, il titolare della Cili. E lui mi dice sempre, ogni volta mi dice, che in inverno bisogna lavorare nei campi, a tagliare legna, cose così, perché è ginnastica, è meglio della palestra, perché lavorando usi muscoli che non usi in bici, comunque è faticoso, obiettivamente lavorare è faticoso, e devo dire che ha ragione, secondo me, perché non abitui il tuo fisico a stare al freddo in inverno, se piove non è che torni a casa subito dai campi o dal bosco, devi star lì. Quando ti imborghesisci un po' troppo, forse inizi a tirare i freni o allenarti un po' meno, perdi quel grammo di qualcosa che ti permette di fare la differenza, comunque di mettere la tua ruota davanti agli altri. E se finisco la stagione in tempo, vado proprio a raccogliere le mele, a dare una mano con un trattore, ma anche durante tutto l'anno ci sono vari lavori da fare nei campi, in inverno c'è la potatura, in estate il diradamento, in primavera si fanno nuovi impianti. Uscire quando ci sono condizioni un po' avverse, freddo, pioggia, pensare di uscire ti fa quasi credere di prendere un vantaggio su chi invece di fronte a quelle condizioni si tira indietro, quindi bisogna approfittarne.
Trentino il talento arriva perché i tuoi genitori ti hanno dato il talento. E il perché in Trentino abbiamo avuto non tantissimi professionisti, ma tutti di grande qualità, perché prima Aldo Moser, poi Francesco Moser, poi sono arrivato io, finito io è arrivato Gilberto Simoni e è arrivato adesso Gianni Moscone. Il Trentino è una bella palestra. Io dico sempre ai ragazzi che il Trentino è una palestra per potersi allenare. Abbiamo delle belle strade, un incredibile ciclabile che attraversa tutta la Valle dell'Adige. Abbiamo tantissima pianura, 100 km, però siamo in mezzo alle montagne. Giri a destra, giri a sinistra, trovi Pordoi, trovi la Marmolada, trovi la Mendola, trovi il Bondone, trovi Fai della Paganella. Basta girare a destra e a sinistra, una salita la trovi. Quindi credo che per un ragazzo allenarsi qui sia una grande opportunità. Sono molto legato alla mia terra, infatti appena posso torno a casa e esco nei campi con mio papà a cercare a dare una mano, mi rilassa insomma. Fare quello che facevo quando ero bambino mi fa veramente sentire a casa, non mi sento a casa in nessun altro posto come quando sono fuori all'aperto. La campagna ha da sempre qualcosa da fare, è un po' come la bici, puoi dedicarti tanto o poco, in base a quanto ti dedichi raccogli i frutti. Quando sono nel campo mi sento bene, mi rilassa, è l'unico posto in cui riesco a isolarmi dai vari pensieri, problemi, mentre lavori non pensi ad altro, o meglio pensi ma ci riesco a pensare in maniera positiva, o è anche stimolo per nuove idee. Il rapporto con Castelli penso sia un rapporto molto costruttivo, non è solo la fornitura di materiale ma è lo sviluppo per migliorare la performance. E io ho fatto diverse esperienze in Gallerie del Vento, oltre a testare i materiali abbiamo migliorato la posizione sulla mia bici a cronometro. Ti dà anche un'idea di come utilizzare i vari materiali, per esempio la maglia Aero piuttosto che la maglia Climber, e abbiamo visto anche qual è la migliore combinazione, quella più efficiente, quella più invece traspirante, diciamo. Io sono appassionato anche della tecnologia che sta dietro al ciclismo, mi dà la possibilità di approfondire tante cose e di cercare veramente di raggiungere il limite. Durante le corse c'è sempre qualcuno dello staff Castelli che chiede feedback, prende misure, quindi è un rapporto veramente in continua evoluzione. Il mio prodotto preferito a Castelli d'allenamento è l'Alpha Jacket in combinazione con le calzamaglie Wind, perché per l'inverno al freddo è stato il più grande passo avanti che potessi fare nella mia carriera. Per quanto riguarda la gara invece mi piace molto la Climber Jersey e il pantalone Aero normale. Per vincere devi sapere cosa vuoi, quindi sapere anche magari come farlo, e certe volte quando vuoi qualcosa la vuoi a tutti i costi, sai che ti costa sacrifici, ti costa allenamento, ti costa impegno, e quando magari anche la perdi è facile arrabbiarsi, no? Perché sai che ci hai messo tanto. Gianni, secondo me, va più forte a cronometro di Valverde, quindi in futuro potrà essere un corridore per le tre grandi gare a tappe che abbiamo a livello mondiale, quindi Vuelta, Giro e Tour, però penso che attualmente gli convenga provare a vincere le classiche. Il primo consiglio è quello di non provare a cambiare, perché comunque già adesso è un fuori classe, quindi quasi quasi il consiglio di restare come è adesso. Il muro della mia bici quando scatto dipende molto dalle ruote. Il più bello quando hai le ruote ad alto profilo è vum, 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 vum,